Con tutto quello che c'è da fare, loro si sono focalizzati sulle pastiglie dei freni davanti. Due pernetti, una colonnetta, un dado, due cilindretti dei freni posteriori, un tubo freno, olio dei freni, manodopera, totale 5,23 che poi sono diventate 500 euro. Ciao, noi siamo Laura e Francesco. Da oltre 3 anni viviamo e viaggiamo a tempo pieno a bordo del nostro camper in compagnia dei nostri 3 cani. Da qualche settimana abbiamo iniziato un progetto tutto nuovo, la camperizzazione di un 4x4. Ci attendono mesi di lavoro con l'obiettivo di trasformare questa piccola scatola vuota in una casetta accogliente per noi 5. Seguiteci in questa avventura e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ah, è l'ennesima giornata di tempo brutto qui da ste parti, ragazzi. Tempo schifoso, però vabbè. Oggi però andiamo a fare uno sbattimento, ragazzi, e a tirare giù diverse madonne. Perché oggi andiamo all'Iveco a riprenderci la motrice. Anzi, vado perché Laura non può perché deve lavorare. E a portarla, sempre col carro attrezzi ovviamente, quindi sempre soldi e vai. E a portarla da un altro meccanico. Perché all'Iveco, nel giro di 40 giorni, perché ormai sono passati quasi 40 giorni, non hanno fatto niente. Niente. Sono riusciti a cambiare un mozzo che gli ho portato io, perché loro hanno detto che non riuscivano a trovare il ricambio. Allucinante, l'Iveco che non trova i ricambi, li ho trovati io. E a sostituire due cilindretti dei freni posteriori. Tutto questo in 40 giorni. Cioè l'hanno messo dentro, hanno tolto le ruote, hanno tolto un mozzo che io gli ho portati tutti e due da cambiare perché ho comprato i mozzi liberi del Daily. Ho detto, ma cambiameli tutti e due già che. Eh no, ma l'altro non l'ho ancora smontato. Quindi mi hanno cambiato un mozzo solo. Boh. E due cilindretti, i due cilindretti dei freni posteriori. 40 giorni. 40 giorni. È normale? Vabbè, magari voi mi dite che è normale. Io sto zitto. Quindi ce lo andiamo a riprendere, lo andiamo a portare a un altro officino che è in Culandia, è a Forlimpopoli. È un'officina che ci avete suggerito voi, alcuni di voi. Noi siamo stati, io e Laura, 10 giorni fa a fare una chiacchierata e il ragazzo con cui abbiamo parlato ci è sembrato molto ferrato. Conoscono il VM, ne hanno già fatti diversi e quindi abbiamo deciso di provare quest'altra carta, quest'altra officina. Quindi adesso andiamo all'Iveco, bestemmiamo, lo carichiamo sul carro attrezzi e poi andremo a Forlimpopoli a portarlo da questi altri ragazzi. Nel frattempo, però, visto che vado, sono arrivate le batterie nuove, le due Optima Red di cui vi avevo accennato, quindi le carichiamo in macchina e così gliele portiamo anche al meccanico, così ce le ha lì. Boh. Ecco, una. E due. Mettiamo una qui. Sono leggere, raga. Però non sono neanche pesanti come le batterie normali. Allora, oltre alle batterie,
gli portiamo anche questo, che sono i fari posteriori, fanali posteriori a LED. Questi fanali posteriori a LED li abbiamo comprati un po' di tempo fa, io e Laura, che abbiamo fatto un salto a Levate, in provincia di Bergamo. C'è questo signore con suo figlio, se non sbaglio, che vendono un sacco di ricambi per camper, sia usati che nuovi, un sacco di roba usata ma perfetta. C'hanno dei prezzi ottimi, loro sono molto gentili. Se vi capita in provincia di Bergamo, Levate, c'è questo rivenditore di ricambi. C'ha di tutto, raga, dalla A alla Z, dai frigoriferi alle cucine, piatto doccia. C'hanno il mondo, sia nuovo che usato. E sull'usato c'hanno degli ottimi prezzi e un sacco di assortimento. Ve lo consiglio se capitate da quelle parti. Noi abbiamo preso i fanali posteriori e ne approfitto per portarglieli al meccanico, perché sono da cablare. Soprattutto è da cablare la retromarcia, che il VM in origine non ha. Il T2 e il T1, il T3 ce l'ha. Quindi sarà da cablare, ci sarà da inserire, da installare un interruttore, no, sulla leva del cambio, che fa accendere la luce di retromarcia, ovviamente. Ma questo poi ci penseremo. Vuoi vedere le batterie? Allora, vediamo se riesco a fartele vedere un attimo. Magari le conosci già, Eccole qui, ecco qua, le intravedi, eccole qui, Optima Red. Le ho prese da Ricambi Auto 24, le ho prese online da Ricambi Auto 24 perché c'era la promozione. Praticamente queste sono batterie che trovi online sui 180-190 euro l'una. Se vai in negozio, io sono stato 2-3 ricambisti qua a Pesaro, meno di 220-240 l'una non le trovi. Invece c'era la promozione su ricambi qua 24, autoricambi 24, le ho pagate 153-154 l'una spedite, quindi mi sono risparmiato quasi una quarantina di euro, 30-40 euro, che non è male. Quindi adesso gliele portiamo. Vado a lasciare le chiavi del camper a Laura, che non viene con me perché sta facendo babysitting. Poi andiamo a fare il pieno al bolide, poi andiamo a Misano dal meccanico, dai. €65 e passa la paura, 2,02 al litro la benzina, raga. Vabbè, il gasolio qua va a 1,95, quindi se non è zuppo è pan bagnato. Però dai, sta macchinetta, nonostante il motorino piccolo da 900, quindi sei sempre un po' col piede pesante, fa 16-17 al litro di media, quindi è un buon andare, dai, è un buon andare. Adesso benzina fatta, andiamo a Misano alla Nuova Europa, andiamo a vedere di che morte dobbiamo morire, perché dobbiamo anche pagare, ovviamente, non è che è gratis.
Però voglio proprio ridere adesso quando ci sarà da pagare, perché voglio proprio vedere quante ore di lavoro mi conteggiano per le due cazzate che hanno fatto. Va bene, andiamo, dai. Già nel posto giusto, no? E così, ma io la lascio qua, raga, anche perché non saprei dove metterla. Chiudo qua e andiamo a bestemmiare, va? Praticamente pastiglie anteriori, cioè praticamente con tutto quello che c'è da fare loro si sono focalizzati sulle pastiglie dei freni davanti. Quindi le pastiglie dei freni davanti, due pernetti che erano da cambiare, una colonnetta del mozzo che era da cambiare. Questo che cazzo c'è scritto? 1,70 euro, non lo so cos'è. Ah, un dado, 1,70 euro. Due cilindretti dei freni posteriori, questi vabbè, 25 euro l'uno è giusto. Tubo freno, 18,50 euro. Olio dei freni, 18 euro. Manodopera, 320 euro. Quindi praticamente 4x8, 8, 16, 24, 32, 8 ore di lavoro. Totale 5,23 che poi sono diventate 500 euro. Allora, mi aveva detto che era sulle 500 euro, però non sapevo ci fosse anche le pastiglie davanti. Allora, con le pastiglie davanti, che sono 100 carte, più o meno ci siamo. Anche se 8 ore di manodopera per quello che è stato fatto mi sembra un po' eccessivo. Secondo me ce ne hanno messe, non ti dico la metà, ma 5 o 6. Però, tant'è. 500 bombe. Adesso lo dobbiamo portare a Forlimpopoli, carro attrezzi non è gratis. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Adesso vado dentro ad aspettare il carro attrezzi. Nel frattempo mi hanno caricato un bancaletto con i ricambi. Adesso ti faccio vedere il mozzo che hanno montato. Uno solo. Questo qua, vedi? Questo qui, lato destro, è il mozzo originale, quindi il mozzo del VM90, con i mozzi sempre in presa, ok? Adesso non sto a spiegarti tutto cosa significa, però insomma, c'hai i mozzi in presa. Quindi comunque quando non c'è il 4x4 inserito, la ruota anteriore si portano dietro il giunto omocinetico. Questo ne peggiora i consumi, la rumorosità e anche l'usura. Di là, perché allora hanno deciso di montarmene solo uno, perché montarmene due era troppa fatica, capito? Di là invece guarda cosa c'è. C'è questo qui, che è il mozzo libero, preso dal Daily 4x4, col suo selettore che ti cambia da 4x2 a 4x4, ok? Poi ne parliamo più approfonditamente più avanti. Però insomma, questo me l'hanno montato, per fortuna combaciava, costano un patrimonio i mozzi liberi e trovarli è un cinema. Io ho avuto una botta di culo da un demolitore, però vabbè, non sono messi benissimo esteticamente, spero che almeno funzionalmente siano messi bene. Vediamo. Adesso aspettiamo il carro attrezzi e poi andiamo. Qua, no, aspetta, qui c'ho il bancaletto. Guarda. Qui c'ho il bancaletto con i ricambi, me l'hanno messo dentro qua. Dentro lì c'è l'altro mozzo libero e i mozzi suoi originali, cioè il mozzo suo originale, quello che mi hanno smontato. Poi io ho portato le due batterie nuove, i fanali posteriori. Vabbè, vediamo. Thank you.
attrezzi numero 3. Anche se è lo stesso dell'altra volta, comunque viaggio in carro attrezzi numero 3. No, raga, ma hanno chiuso dentro l'officina. Cioè il carro attrezzi è partito, è tempo che io ho attaccato il caricabatterie, impostato il navigatore, si è chiuso il cancello in automatico, non sono riuscito a uscire. E qui non c'è più nessuno, sono tutti in pausa pranzo. Guarda che roba. Sono chiuso dentro. Chiuso dentro il parcheggio qua del retro. Perché ovviamente qua non c'è nessuno. Io ho telefonato ma non c'è nessuno. No raga, cose da pazzi. Ma cose da pazzi raga. Chiuso dentro figlio. Tanto che l'attrezzo sta andando su. Che devo fare? 2 hours later. Oh raga, mi hanno liberato. Beh, io sai cosa ho fatto per non saperne leggere né scrivere, senza avvelenarmi, senza cazzi, senza mazzi. Tanto ad aprirmi non sarebbe venuto nessuno. E poi non avevo il numero del cellulare. Sono uscito che c'era un passaggio e sono andato a mangiare una pizza. Nel frattempo che ho mangiato la pizza sono tornati e adesso è aperto e buona. Nel frattempo il carro attrezzi è già andato a scaricare e io mi resta solo che adesso torno indietro il carro attrezzi, visto che ci incrociamo, pago quello che devo pagare, perché avrei dovuto pagare lì, e vado a Forlì in Popoli anch'io, così parlo col meccanico. Lui l'ha già scaricato lì e adesso facciamo il resto del servizio. Boh raga, il carro attrezzi è passato, pagato, allora il trasporto fino a Forlì in Popoli, che sono 75 km, una cosa del genere, 200 euro. Considerando che il gasolio va a 2 euro al litro, che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Andata e ritorno sono 150 km rotti, sì, a 1,20 euro, 1,10 euro al chilometro. Per il servizio del carro, compreso il pedaggio, 200 euro. Non è neanche sta follia, raga. Segna, altre due gambe. 5 gambe al meccanico, 2 gambe al carro attrezzi. Andiamo a prendere questa autostrada, va.
A few minutes later. Oh ragazzi, ci siamo, eh? Allora, non vi ho portato dentro con me, anche perché stavamo facendo una bella chiacchierata sul mezzo, quindi non era carino. Poi magari prossime volte glielo chiedo se gli va anche di raccontare proprio in camera ai ragazzi i lavori che verranno fatti sul mezzo. E niente, gli ho lasciato una lista di cose da verificare, da controllare. Come vi ho già anticipato, loro il mezzo lo conoscono, ne hanno già fatti diversi, conoscono un sacco di mezzi militari, hanno già avuto a che fare con mezzi militari. Dall'occhiata che gli ha dato così superficialmente ci sono delle cose da sistemare, però a colpo d'occhio non c'è nulla, tranne gli ammortizzatori posteriori che già lo sapevamo. Non c'è nulla di così tremendo che dici cazzo, questo è da buttare, tolti gli ammortizzatori dietro, quindi già è buono. Ovviamente c'è molte cose da controllare, molte cose da piccolezze da sistemare, e speriamo non robe troppo grandi. Al momento le robe grandi da fare che sono note sono sicuramente l'impianto frenante, che metà, diciamo metà, è stato sistemato lì da Iveco, diciamo un principio di lavoro. Ammortizzatori posteriori, che però è un lavoro grosso ma è abbastanza banale, alla fine sono quattro bulloni, non è così estremo. E un'ultima cosa che è sicuramente forse quella è la più rognosa, c'è da fare probabilmente la frizione, perché secondo me le ultime due volte che l'ho guidato, l'ho spostato, secondo me la frizione è finita, e Riccardo, uno dei due ragazzi, mi ha detto che è un lavoro un po' rognoso da fare la frizione sul VM. Non lo so, perché io non l'ho mai fatto ovviamente, quindi, però mi fido di lui. È un lavoro un po' rotto di cazzo, però ovviamente cosa fai, non la fai? La fai la frizione, sei in ballo. Poi ci sarà la questione delle gomme, che costano uno sproposito, e purtroppo c'è solo una misura per sto aggeggio, ma quello ci pensiamo poi. Quindi niente raga, il mezzo glielo sto lasciando. Mi dispiace non avervi potuto far vedere di più, ma in verità questo ho fatto. Sono andato a prenderlo di là, ho pagato, ho bestemmiato, l'ho messo sul carro attrezzi, mi hanno chiuso dentro, ho bestemmiato, sono ripartito, sono venuto qua, e per adesso ancora non ho bestemmiato, ma magari tornando a casa qualche altra bestemmia ci scappa. Adesso metto in moto il bolide e mi dirigo verso le mie segrete stanze, ragazzi. Comunque, 500 euro da Iveco, 200 euro di carro attrezzi. E chissà quanti gliene dobbiamo lasciare a questo. Però, raga, cioè, è inutile stare a fare che fai, aggiusti una vite sì e quattro no. Cioè, il mezzo è già smontato praticamente, perché è a telaio. Cioè, va fatto e va fatto bene, punto. Deve uscire da qui che, non ti dico che è nuovo, ma deve uscire da qui che è in ottime condizioni, in condizioni più che ottime. Detto questo, me ne vado. Ci vediamo al prossimo video. Speriamo non al prossimo meccanico. Non si è parlato di tempistiche, perché ha detto che prima lo porta dentro, lo controlla, fa un check di delle cose importanti da fare e fa una stima dei tempi. Così a bruciapelo è difficile fare le tempistiche. Quindi mi fa sapere. C'ho il suo WhatsApp e ci sentiamo. Passa il treno, ti saluto. Ciao.